la parola per il suo discorso. Grazie. Magnifico lettore, mi permetterà e mi perdonerà se, violando il protocollo, inizierò dal portarle il saluto non soltanto del governo che ho l'onore di presiedere, ma anche quello istituzionale e personale del Presidente della Repubblica che ho sentito qualche istante fa. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, mi ha pregato di rivolgerle un saluto istituzionale ma anche personale e affettuoso, grato per quanto ella e l'Università che dirige, ha diretto in questi anni, ha potuto fare per il Paese, per il sistema Paese, per la qualità dell'educazione, non soltanto a livello italiano. Parto dal saluto del Presidente della Repubblica in questo momento per significare quanto tutta Italia vi è grata ed è grata a lei personalmente per il vostro lavoro. Rivolgo anche il mio saluto a lei, al rappresentante degli studenti Mazzacurati, al rappresentante del personale tecnico e non docente, signora Paolucci, al presidente della conferenza dei rettori, Paleari, a tutte le autorità civili, militari e religiose. E voglio dirle con grande franchezza e voglio dirvi con grande anche trepidazione che per una persona come me ricevere questo simbolo, come lei ha avuto la bontà di fare entrando all'università, è qualcosa di più di un semplice gesto iconico. Io credo che sia davvero un simbolo. Lei potrà correggermi se dico male, ma simbolo è una parola che richiama la radice dello tenere insieme, del sun più ballo, del tenere insieme anche realtà diverse. Abbiamo tanto bisogno di simboli e di stare insieme in questo momento. Ne abbiamo bisogno in Italia, un paese rannicchiato dalla paura, eppure, lei ha detto, straordinariamente ricco di talenti e di capitale umano. Ma ne abbiamo bisogno in queste ore, lo ha ricordato per primo Mazzacurati oggi, pensando a ciò che sta accadendo nel nostro continente e nel mondo intero. Abbiamo bisogno di simboli. E l'Alma Mater Studiorum è un grande simbolo, di cui forse neanche ci rendiamo conto fino in fondo. L'idea che qui, in questa nostra parte di mondo, in questa vostra e nostra città, non soltanto ci sia l'università più antica d'Occidente e, in termini di continuità, l'università più antica del mondo, ma ci sia un luogo nel quale ogni giorno, dando del tuo alla storia, ha detto il magnifico rettore, si è avuto la forza, l'intelligenza e il coraggio di affrontare la sfida della innovazione e del futuro e non limitarci a restare in balia della paura. Non c'è cosa più antica fatta da questa università e non c'è cosa più straordinariamente contemporanea pensando all'attualità e aprendo i giornali di questa mattina. Io domani sarò, rappresentando tutte voi e tutti voi, a Parigi a rappresentare l'Italia insieme ai colleghi che rappresentano l'Europa in una relazione quasi simbolica tra Bologna, prima università occidentale, e Parigi, che immediatamente la segue. Ma sarò soprattutto a dire e ad ascoltare un messaggio che credo sia il messaggio più forte che in questo momento sta arrivando dalle istituzioni continentali e che oggi trova la residenza in questa vostra inaugurazione, casualmente ovviamente dal punto di vista cronologico, ma non casualmente dal punto di vista contenutistico. E cioè che se c'è un valore per il quale abbiamo bisogno di difendere noi stessi, questo valore è esattamente il sapere, l'incrocio di cultura, l'ascolto degli altri, la voglia di fare del nostro meglio, il bisogno di imparare e di pensare che se c'è un diritto allo studio c'è un dovere allo studio, che è il dovere che per tutta la vita ciascuno di noi deve cercare di tenere vivo, l'idea che si possa e si debba cercare di fare sempre di più e sempre meglio. Chi mercoledì scorso, entrando e sparando all'impazzata in una redazione di un giornale satirico, di un simbolo della libertà di informazione e di espressione, ha ucciso,
Chi ha ucciso delle forze dell'ordine, colpevoli soltanto di portare una divisa? Chi ha ucciso in un negozio in cui si vendono prodotti gastronomici per cittadini, fratelli di religione ebraica, ebrea? Non lo ha fatto semplicemente per compiere un atto di terrorismo. Non lo ha fatto semplicemente per realizzare un attentato. L'ha fatto per provare a mettere in discussione l'identità stessa dell'Europa. L'identità stessa del nostro modo di concepire la vita. E la nostra parola identità è una delle parole più belle che dobbiamo difendere, preservandola però innanzitutto dall'atteggiamento sguaiato, cialtrone e maldestro di chi, anche a casa nostra, pensa che la parola identità sia il contrario dell'integrazione. Il contrario della parola integrazione è disintegrazione. Il contrario della parola identità è anonimato. E noi abbiamo bisogno di avere una nostra identità, esattamente perché non vogliamo essere cittadini senza nome. E noi abbiamo bisogno di riaffermare le ragioni dell'integrazione contro chi propone un modello di disintegrazione. Per fare tutto questo, le università, l'alma mater studiorum, l'idea stessa di cultura, di incontro, di incrocio di sapere, non è semplicemente un luogo fisico, è molto di più nell'Italia del 2015. Lo era probabilmente nella Bologna del 1088, in modo profondamente diverso, con una storia oggettivamente e completamente differente, ma lo era con lo stesso spirito, l'idea di un luogo nel quale, sotto i portici o all'ombra delle chiese e nel corso dei secoli, nelle strade, nelle vie, nelle piazze, sempre si è pensato all'università come al luogo nel quale un paese potesse essere migliore. Ecco perché mi avvicino con timore a questo podio. Perché non si tratta semplicemente di portare il saluto del governo o di provare a prendere degli impegni sull'organizzazione dell'università dei prossimi anni, atteggiamento che certo non può mancare. O, concludendo, rivolgendo una parola ai professori e agli studenti, non è soltanto questo quello che fa il Presidente del Consiglio quando entra in un'università e in particolar modo quando entra dentro l'Università degli Studi di Bologna. È molto di più, è riconoscere una grandezza che non dipende da noi nella sua genesi e nella sua origine, ma che dipende da noi nella sua capacità di diventare da tradizione a futuro. E quindi avverti un senso di vertigine profonda, che non è retorica e che per me è un punto fondamentale per il quale vorrei davvero esprimere la mia personale, sincera gratitudine. Oggi sappiamo che la ricerca è l'antidoto al fanatismo, oggi che sappiamo che la cultura è l'antidoto al terrore, oggi che sappiamo che l'Italia è una superpotenza, forse non più economica, semmai lo è stato, anche se abbiamo dei numeri decisamente migliori di quelli che ci raccontiamo, ma è una superpotenza sul piano dei valori e della cultura, argomento del quale discutevo 2 sere fa a cena ad Abu Dhabi con lo Sheikh Mohammed, più convinto di noi di questa oggettiva realtà e di questa constatazione. Oggi che viviamo questa stagione, penso e credo che l'Università degli Studi di Bologna, nell'inaugurare il nuovo anno accademico, abbia una responsabilità in più, senza dover qui riaprire il dibattito tra libertà e sicurezza, senza dover qui riaprire il dibattito tra integrazione e disintegrazione. Lasciatemi dire che quando il magnifico rettore ha posto 3 questioni, 3 temi, 3 parole, il diritto allo studio, il merito e la responsabilità, gli prendo quest'ultima esattamente allo scopo di dire che è la parola responsabilità quella che oggi attende l'Italia a un cammino nuovo anche all'interno delle istituzioni europee, ma che potrà avvenire soltanto se l'università sarà parte integrante della ripartenza e di questo 2015 che si apre. Vengo allora al secondo punto delle mie brevissime considerazioni.
che è quello del rapporto tra università e società. Io credo che l'Italia non stia attraversando una crisi economica più grave della crisi educativa, ma al contrario, che la crisi educativa sia il luogo nel quale si vince o si perde la sfida dei prossimi anni. Per questo motivo, nell'ambito del complicato, ma anche molto coerente, pacchetto di riforme che il Governo ha posto all'attenzione del Parlamento e della società civile e che tiene insieme la riforma costituzionale, la legge elettorale, la riforma della giustizia, la riorganizzazione del sistema fiscale, il ripensamento totale di un modello di pubblica amministrazione che oggi mostra i propri limiti e ulteriori elementi di approfondimento necessari dal terzo settore alla questione dei diritti civili fino alle grandi questioni che riguardano il funzionamento del rapporto tra potere centrale e realtà territoriali, una questione per noi si è affermata come prioritaria ed è la questione educativa. Partendo innanzitutto dalla scuola, le sono grato, magnifico rettore, per aver evidenziato come questo passaggio sia per noi un passaggio cruciale. L'Italia dei prossimi 20 anni sarà come riusciremo a fare la scuola di oggi. Se noi perderemo la sfida della scuola, non saremo nelle condizioni di essere credibili anche se le riforme costituzionali andranno avanti, anche se il fisco inizierà a funzionare, anche se la giustizia ridurrà i tempi di attesa. Io ne sono profondamente convinto, questo non significa che noi abbiamo la verità in tasca, tutt'altro. Anche per questo abbiamo aperto un canale di discussione con la società sui temi innanzitutto della formazione scolastica, prima ancora che di quella universitaria. E sono grato a quelle professoresse e professori, a quei docenti che hanno scelto anche dal mondo universitario di occuparsi della scuola, vincendo una sorta di riserva indiana per la quale della scuola si possono occupare soltanto quelli che stanno a scuola, magari qualche forza sindacale che si occupa di scuola e quegli addetti ai lavori strettamente intesi. Il futuro della scuola o è di tutti o non sarà. Ma questo investimento sull'educazione non si completerà se non avrà allo stesso tempo una grande iniziativa da parte del Governo e del Parlamento per semplificare e per rendere più certo il mondo di riferimento normativo che riguarda oggi le università italiane. Non credo che il Presidente del Consiglio, intervenendo all'inaugurazione di un anno accademico, possa semplicemente limitarsi a dire riformeremo l'università. È il contrario. Ed è molto apprezzabile che il magnifico rettore abbia sottolineato che siamo qui in una logica di dare più che di chiedere. Sì, perché dipende anche da voi come noi riusciremo a fare le nostre riforme. Capisco il senso di preoccupazione, ma come? Tu stesso più volte hai polemizzato contro l'eccesso di tecnicismo di alcuni provvedimenti o di alcune riforme che sono state presentate e proposte. Perché penso e credo che il compito della politica non sia semplicemente quello di prendere dei testi preparati altrove, vidimarli e bollinarli e passarli poi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Compito di chi rappresenta il popolo o pensa di farlo deve essere quello di discutere, approfondire, prendere i contributi che vengono dalle sedi vive del sapere e poterne discutere insieme e poter anche litigare e confrontarsi in modo aspro. Per questo sono grato a quelle professoresse e a quei professori che non soltanto adesso hanno posto la loro attenzione su alcuni provvedimenti normativi, ma che nel corso di questi 70 anni di vita repubblicana hanno più volte nucleato la necessità di intervenire su singoli temi. Mi permetterà il magnifico rettore di ricordare qui, tra i tanti che potrebbero essere ricordati, e chiedendo scusa per la ingiustizia che sicuramente compio nei confronti di altri, sottolineare come, ad esempio, il dibattito sulle riforme costituzionali che il Presidente della Repubblica ha definito necessario perché il bicameralismo paritario è stato il più grande errore dell'Assemblea Costituente, così il Presidente della Repubblica intervenendo recentemente. Bene, mi permetterete di ricordare tra i tanti la figura di Roberto Ruffilli che ha solcato le aule di questa università e che fu tra i primi
a immaginare la necessità di superare quel modello costituzionale. Segno evidente anche del fatto che il dibattito costituzionale è un dibattito che è nato anche all'interno delle aule universitarie e non soltanto alle aule del Parlamento e che non è stato immaginato sbrigativamente da risolvere da parte del governo perché abbiamo fretta. Certo, abbiamo il senso dell'urgenza che ci preme e che non è l'urgenza europea, è l'urgenza di dare risposte ai nostri concittadini, ma si inserisce in una storia grande che è una storia anche di dibattito accademico e che io voglio ricordare rendendo omaggio a chi, come nel caso appena ricordato, ha perduto la vita per quel tipo di dibattito. Eppure, accanto a questo, non posso sottrarmi alla necessità di evidenziare come il Parlamento e il Governo devono fare di più. Le sono grato, magnifico Rettore, per aver ricordato i primi atti, i primi segni più, i primi denari che tornano nella sede naturale, che è quella dell'Università. Ma io sono il primo a dire che non è sufficiente. Sono il primo a dire che non basta. Sono il primo a dire che non servono i simboli se non riusciamo a stare insieme poi in una prospettiva equilibrata e chiara per il futuro. Credo che si ponga, lo dico a lei, magnifico Rettore, lo dico al Presidente Paleari, ai vostri colleghi rettori, lo dico a tutti i professori, un tema che deve essere affrontato e definitivamente sciolto nel 2015, e cioè se l'Università sta dentro, fatto salvo il principio sacrosanto del fatto che non c'è servizio pubblico più grande di quello universitario, sta dentro le regole del diritto amministrativo tout court oppure no. Perché non è pensabile che noi ci lamentiamo, comprensibilmente, e io sono totalmente in linea con lei, del fatto che siano i TAR a prendere decisioni su argomenti delicati su cui da un lato la politica nazionale, dall'altro la politica dei singoli atenei dovrebbe avere l'ultima parola, e poi continuiamo ad avere, a far soggiacere le regole dell'Università degli Studi di Bologna come alle stesse regole a cui deve sottostare il piccolo comune che deve decidere o meno se assumere un commesso, un tecnico o un vigile urbano. Bisogna decidere se le regole di valutazione da un lato, ma soprattutto di funzionamento dell'università, continuano a stare dentro o meno il perimetro del diritto amministrativo. E io credo che questa discussione sia ormai matura, perché la vostra competizione non è più all'interno delle università italiane, su cui ancora una volta condivido le sue parole, magnifico Rettore. È inutile stare a discutere circa il rischio di fare università di serie A e di serie B. Ci sono già le università di serie A e di serie B nella percezione dei cittadini. Noi dobbiamo dare delle regole chiare alla luce del merito per consentire a tutti di poter far meglio e alle università che sono percepite oggi di serie B di diventare di serie A e dire alle università che sono percepite di serie A che devono fare di più e meglio perché la competizione non è al nostro interno, è innanzitutto a livello mondiale. Noi abbiamo bisogno di attrarre capitale, non abbiamo bisogno della stanca retorica sui cervelli all'estero, sui cervelli in fuga, come se tutti quelli che restano qui siano delle sottospecie di cervelli. Esiste un problema grave, drammatico della fuga all'estero, ma esiste anche una grande questione che riguarda la nostra capacità di attrarre e la nostra capacità di investire sul futuro dei nostri giovani e dei nostri figli. In questo senso, la discussione del 2015 in Parlamento sarà una discussione accesa. Noi abbiamo molti passaggi parlamentari delicati. Noi abbiamo un Parlamento che sta lavorando a ritmo continuo e forse per la prima volta dopo tanti anni il numero di provvedimenti adottati non sta crescendo in quantità, ma sta toccando i temi fondamentali. Poi si può discutere se le scelte siano apprezzate o meno, si può discutere del Jobs Act, si può discutere della riforma della giustizia, ma non c'è dubbio che stiamo affrontando definitivamente i punti chiari. Ma se vogliamo fare una discussione sull'università, e io credo che dobbiamo farla, guardiamo la realtà per quella che è. Intorno a noi le università di tutto il mondo talvolta riescono a presentarsi meglio di come sono. Noi, università italiane, ed è un paradosso,
Abbiamo delle qualità straordinarie che spesso non riusciamo neanche a presentare per colpa e responsabilità di un sistema burocratico e normativo che cerca di, che non riesce, mettiamo meglio, che cerca a valorizzare tutto ciò che di eccellente abbiamo e possiamo offrire. Ecco perché vi dico e le dico, magnifico rettore, che su questo tema, senza entrare nel merito dei singoli punti, dei 71 milioni o dei 150 milioni, senza stare ora a discutere nel merito dei singoli provvedimenti che abbiamo bisogno di affrontare, vi propongo un 2015 che sia costituente per le università italiane. Perché ha un senso che, dopo aver affrontato la riforma costituzionale, la legge elettorale, il sistema della giustizia, del fisco, della pubblica amministrazione, ed essendo partito dalla scuola, si abbia la forza, l'intelligenza e il coraggio di dire che la carta futuro è la carta dell'università e della ricerca. E in questo dibattito il governo non intende fare la parte di quello che ha un'idea, la sbobina e la impone, ma al contrario vuole essere capace di ascolto in modo non formale, perché se partiamo dal presupposto che qui, come abbiamo detto all'inizio, si giochi una parte della scommessa del futuro dell'Europa, nessuno di noi può pensare e pretendere di offrire una verità già scritta. C'è un terzo e ultimo punto che voglio toccare prima di restituirle la parola, ringraziandovi ancora dell'invito. Ed è un elemento che personalmente mi sento di rivolgere ai professori, ma soprattutto agli studenti. Ma Zaccurati, intervenendo, ha fatto un riferimento, mi piace più definirli maestri. Una delle cose più belle che può capitare a un professore, secondo me, è quando, raccontando la sua storia, la sua esperienza, dice: il mio maestro è stato. Dice il mio maestro, non dice il mio tutor, non dice il mio formatore, dice il mio maestro. Questo è un tempo nel quale abbiamo molto bisogno di maestri. Dove essere maestro non significa semplicemente avere qualcosa da offrire. Significa avere un'esperienza da trasmettere. L'Europa ha conosciuto una stagione dei tecnici e dei tecnocrati che è miseramente fallita. Gli specialisti senz'anima, li avrebbe chiamati qualcuno. Persone che sapevano tutto, di tutto, ma che non sono stati in grado di guidarci sulla dritta via. Perché? Perché probabilmente il nostro tempo non ha bisogno di tecnici competenti e preparati soltanto. Ha bisogno di competenza, ha bisogno di preparazione, ha bisogno di skills straordinari, ma anche e soprattutto bisogno di un'esperienza che si fa compagna di strada, che si fa guida. E in un tempo nel quale l'autorità dei padri è messa profondamente in discussione e il diritto ad essere figli deve tornare ad essere una conquista e non soltanto una eredità, noi abbiamo bisogno che i maestri tornino a fare i maestri. Care professoresse, cari professori, cari docenti, l'Italia ha molto bisogno del vostro sapere, ma ha soprattutto bisogno della vostra qualità. E per primo ne ha bisogno chi? Ne ha bisogno quello studente e quella studentessa che vive gli anni dell'università come anni irripetibili, come anni in cui una poesia, una relazione d'amore, un corso seguito bene, aiuta a cambiare la vita. Anni in cui nel partecipare all'esperienza di un'università uno studente o una studentessa vive un anno tecnicamente di grazia, vive un periodo di grazia, un periodo che non ritornerà. Queste ragazze e questi ragazzi oggi sono bombardati da un messaggio che è un messaggio di negatività rispetto al futuro del nostro paese. Sono bombardati da un messaggio in cui tutto è male, in cui il futuro non c'è e se c'è è una minaccia, non un'opportunità. Poco importa discutere oggi se questa analisi sia vera, poco importa in una discussione formale, autorevole, istituzionale come questa, aprire un dibattito sul fatto che chi
andava all'università 20, 40, 60, 80 anni fa aveva un futuro forse molto più in scala di grigio che quello di chi va all'università oggi. Perché in realtà gli occhiali deformanti della memoria personale rischiano di trasformare in nostalgia ciò che non è più realtà. Si moriva per le strade sparandosi negli anni 70 e negli anni 80 per motivi politici o presunti tali. Io ricordo, e non credo di essere particolarmente lontano, che la mia generazione, quando si è avvicinata all'università, si è avvicinata sospinta dal messaggio fortissimo della magistratura e dei politici tutti ladri mentre si uccidevano i giudici facendoli saltare in aria per le strade di Palermo e non solo. Oggi la generazione che si avvia all'università ha un ritornello costante da parte degli operatori dei media e anche di una parte della politica che lascia presagire un futuro che è soltanto un futuro negativo e soprattutto che lascia immaginare l'Italia come un paese spacciato più che sfacciato. Io vorrei dire alle studentesse e agli studenti che non è così. Questo non significa immaginare che il futuro sia un fatto ormai già acquisito o un risultato positivo alla nostra portata. Io non voglio farla facile. Non voglio essere accusato di semplicioneria istituzionale e culturale, in particolar modo qui. Ma voglio dirvi che questo paese è un paese in cui tutto è possibile. È la caratteristica che l'Italia ha sempre avuto. E chi oggi dice non ce la faremo mai, ormai è finita, non sta negando a voi il diritto al futuro, sta negando a se stesso il diritto alla realtà, sta negando una evidenza. L'Italia è un paese in cui si può provare a cambiare le cose. Non è detto che ci riusciremo, non è detto che otterremo un risultato positivo, ma quello che è certo è che noi ci proveremo. E ci proveremo anche basandosi sulla qualità, l'intelligenza, la passione e la determinazione di una nuova generazione che non è una generazione in scala di grigio come viene raccontata, che è una generazione che è piena di potenzialità e di sogni, con una generazione che può unire, come vi ha detto il magnifico rettore, citando un grande personaggio contemporaneo, i punti del futuro. Io sono, per molti aspetti, una piccola persona che si trova di fronte a una storia straordinaria. La storia di questa università, certo, ma anche la storia di questo paese. E allora permettetemi, mi permetterà il magnifico rettore, di chiudere con un riferimento personale. Domani mattina io compio 40 anni e quindi abbandono definitivamente tutta la retorica giovanile o presunta tale. Entro negli ANTA, da cui notoriamente difficile che se ne esca vivi. Qualcuno ci riesce, ma è particolarmente, diciamo, bravo. Eppure, mentre penso a questo fatto personale, penso a una cosa che è molto poco personale. E cioè che l'Italia, un paese così ricco di storia, molto più grande delle piccole storie personali di ciascuno di noi, o almeno della mia, è un paese che in questo momento sta provando a scrivere una storia totalmente nuova. Vorrei dirvi, con l'umiltà e il coraggio che deve contraddistinguere chi guida un governo di uno dei paesi più importanti del mondo, che non sappiamo se riusciremo a portare a casa il risultato positivo. Ma sappiamo che se ci stiamo giocando questa partita è perché abbiamo avuto un sistema educativo che ci ha aiutato, un sistema educativo pubblico che ci ha fatto diventare in grado di provarci, perché abbiamo avuto dei maestri e dei professori all'università che ci hanno consentito di giocare le nostre carte e che se non riusciremo a ottenere risultati, beh, tutto questo sarà colpa nostra, non perché qualcuno da fuori non ci ha fatto giocare, ma perché noi non saremo stati bravi. È il messaggio che vorrei rivolgere alle studentesse e agli studenti, a quelli che vi dicono voi non potete farcela, a quelli che vi dicono il futuro è già scritto. Rispondete,
semplicemente con il vostro coraggio, la vostra determinazione e la passione per la bellezza che anche l'Alma Mater Studiorum di Bologna sicuramente contribuirà a far crescere nei vostri cuori. Buon anno accademico a tutti e grazie magnifico per quello che lei ha fatto.